ciao Ame. Ciao, niente, Davide. Siamo qua in hospital pizzicotto oggi perché vogliamo provare con Griss & Bone Channel a fare una cosa nuova. Innanzitutto pranzare insieme, ma anche conoscerti meglio. Quindi parliamo di basket sicuro, perché insomma non ho dubbi che salterà fuori, ma parliamo un po' di tutto e facendo chiacchiere, facendo finta che non ci siano le telecamere, ok? Perfetto, mi fa piacere essere qua perché anche una gran fama, quindi... Tuo papà, giocatore, verrebbe da dire che è facile, insomma, che i primi contatti con la pallacanestro sono arrivati lì, perché ce l'avevi già in casa. Ah sì, sai, lui giocava quando io ero molto piccolo, andavo magari a pulire il campo nelle partite che faceva lui, però nelle serie minori. Ho quei ricordi lì, non ho i ricordi della Serie A e tutto. Io ho i ricordi di quando lui giocava in C1 ad Alessandria, poi ho fatto qualche partita ad Alba. Però diciamo che subito giocavo anche a calcio, quindi mi piaceva l'idea di fare doppio sport, calcio e basket, che uno se lo può permettere all'inizio. O giocavo in porta o in attacco. Ma adesso ancora ogni tanto calcetto con gli amici, due tiri al mare, un 21 in spiaggia. Sarebbe bello, però sai, i contratti di oggi ti vietano certe cose, certi sport, quindi è giusto così. Però no, mi piace il calcio, mi piace anche giocare a beach volley, così ogni tanto qualche scappata si può fare, diciamo. Quando si parla di te come personaggio, ti associano sempre a tuo padre, poi ci torneremo, ci spiegherai anche quanto è importante, però so che c'è anche la figura di tua mamma che magari sta un po' più nell'ombra, però è altrettanto fondamentale. Ah, adesso mi emoziono sempre, poi non va bene. No, mia madre è molto importante, ma ne parlo poco perché è emozionante, quindi meglio di no. No, lei c'è sempre qualsiasi... mia madre, io e mio padre la chiamiamo il tuttofare, perché comunque anche se i miei genitori sono separati, hanno un bellissimo rapporto e io sono molto orgoglioso di questo. E lei per me fa qualsiasi cosa. Buongiorno, cosa vi faccio preparare? Prego. Vado io? Allora, io volevo le penne con pomodorini, basilico e bufala. Sì. E poi, per favore, gli straccetti di manzo. Perfetto. Io prendo una pizza, una bacco che ha la passata pianderlo. Perfetto, da bere? La facciamo? Acqua naturale. Io gasata. Ok, una e una. Vi ringrazio. Grazie mille. A te. Allora, parlami un po' degli anni... cioè degli anni di Casale. Mi ricordo ancora il primo anno, io avevo sempre la nostalgia di casa. E anche se era 40 minuti io non riuscivo a stare, volevo tornare a casa di qui di là. Allora i miei genitori hanno dovuto prendersi, si sono affittati un appartamento a Casale e a turno quando riuscivano venivano e stavano a farti compagnia. Sì, il primo anno perché facevo un po' le storie. Tu hai sempre detto che ti ispiri, non ti ispiri, però che sei cresciuto guardando, idolatrando Pozzecco. Mio padre mi ha portato la prima volta a vedere una partita da Fortitudo e ovviamente da fortunato che ero sono riuscito a entrare negli spogliatoi e a farmi regalare anche un paio di scarpe da Pozzecco, che ho ancora a casa ovviamente. Pozzecco e la Fortitudo sono stati per me, come non lo so, una cosa importantissima, perché io andavo lì e vedevo questa passione che c'era per la squadra, questa... Poi vedevo lui che aveva questa personalità, sai, era un bambino e ai ragazzini piace comunque sognare e piace vedere qualcuno che è se stesso in campo, che non nasconde le emozioni, che a volte esagera, perché comunque lui a volte è esagerato, però comunque è sempre rimasto secco, è sempre rimasto se stesso e sempre non si è mai tirato indietro. Ho sempre sentito Pozzecco anche adesso dire, guarda, l'unica persona che mi ricorda di me sono della Valle Hackett, perché hanno la possibilità di da un momento all'altro di dominare la partita. E comunque, vabbè, Daniel è uno dei miei migliori amici e comunque anche lui è un giocatore che mi piaceva già. Io mi ricordo che avevo pubblicato prima di conoscere Daniel una sua foto a Pesaro mentre piangeva abbracciato a Franco Del Moro, e quindi
Se la ricerco adesso è una cosa incredibile che siamo diventati amici di quelli là. Dici qualcosa che non hai mai detto su Ohio State, qualcosa che non sappiamo, qualcosa che non hai già raccontato, non so, un aspetto di questa esperienza che invece non... Allora, quando qualcuno mi chiede, diciamo che do sempre qualche dato di base, tipo a Ohio State ci sono 60-70 mila studenti. Ciò vuol dire che 30-35 mila sono donne. E a un ragazzo tra i 18 e i 22 anni, dove o gioca a basket o vuole divertirsi, quello è il massimo, perché lì alla fine hai tutte e due. Puoi avere entrambe le cose, puoi avere quello, puoi avere il basket, puoi avere lo studio. È tipo, non lo so, è tipo un parco giochi per ragazzi di mezza età, insomma. Ti faccio una domanda schietta. Quanto pensi di essere stato influente sulla scelta di Federico Mussini di andare a St. John's? Allora, di andare a St. John's non lo so. Di andare di là? Di andare di là tanto. La Quinton Ross era la stella della squadra, Aaron Kraft era il play titolare. Uno ha giocato in Italia, la Quinton Ross, due esperienze e sono andate una bene e l'altra male, diciamo. Però la prima in una squadra di salvezza. Il secondo, Aaron Kraft, ha iniziato quest'anno da questa porta, che è quella italiana. Non so, mi viene in mente Lenzel Smith, che non so, l'ho perso tra l'Ungheria e non so dove sia adesso. Perché loro giocavano 20-25 e tu giocavi 5-10? Allora, questa è una domanda alla quale ho cercato di rispondermi mentre ero al college tante volte. Ogni volta, ogni giorno, ogni allenamento, ogni partita. Sei tu che hai cercato Reggio o Reggio che ha cercato te? Un giorno mi ricordo che mi scrive mio padre e mi fa: guarda che oggi vado a parlare con il mio agente, che era Massimo Jacopini, vado a parlare con Reggio Emilia. E gli ho detto va bene, così cos'ha. Mentre era lì, comunque mi mandava dei messaggi per rendermi partecipe, appunto. E io mi ricordo che io ero a qualche festa giornaliera, non mi ricordo cosa, beh, con i miei amici di quelli là, e mio padre mi ha scritto: guarda che loro ti fanno questo tipo di contratto. Allora io parto dall'America, arrivo appunto subito a Reggio, sai, vabbè, viaggio lungo, fuso orario, un attimo l'emozione e tutto. Mi vado in centro con Filippo a fare delle foto. Sport Week. Tutte robe varie, così. Vabbè, arrivo appunto in hotel la sera, perché stavamo io e mio padre in hotel. Allora lì ero già stanco e tutto. Poi molto... Provato. Molto provato, allora lì scoppio proprio. Allora gli ho detto: no, guarda, io non mi dispiace, ma io non ce la faccio, allora io torno in America e mi dispiace. E poi in quella notte lui ti ha convinto? No, non è che mi ha convinto, però mi ha detto: guarda che dal mio punto di vista, dal punto di vista cestistico e dal punto di vista lavorativo, no, non ti capita un'altra situazione come questa. La notte uno si riposa un attimo, prende un attimo il senso e tutto, allora poi mi sono tranquillizzato e ce l'ho fatta. Però i primi due mesi i primi due mesi è stati un disastro. Sì. Ma infatti, per esempio, quella partita di Pesaro, la tua prima, tu hai festeggiato 100 presenze poco tempo fa, la prima, quella con Pesaro, quei 7 minuti con un trilione, forse, o forse, non so, hai fatto un errore dal campo, non mi ricordo. Non è il mio esordio quello. Per me non è mai stato quello il mio esordio. Perché non... Quindi il tuo esordio è stato a Trento l'anno dopo? Sì. La società diceva che non giocavi perché avevi un problema al ginocchio.
È vero o era una balla? Adesso puoi dirtelo, tanto per come è andata a finire. Avevo fastidio a un ginocchio, vero? Però io non me la do come spiegazione quella, io. Cioè tu ti sei sentito un po' un pesce fuor d'acqua, cioè nel sì, senso... io mi sono sentito parte di poco, insomma. Tra l'altro anche la squadra, non so, io mi ricordo un'intervista di Caucainas quando sei arrivato che dice sì, ma noi andiamo bene così, non abbiamo bisogno di nessuno. Oppure non so, comunque... che c'era scatenato una sorta di difesa del gruppo nei confronti di Filloi, che era quello cui tu magari avresti potuto prendere il posto nelle rotazioni. Non ho bisogno di puntare il dito contro Filloi o contro Frassinetti o contro l'allenatore. Io quello che valgo lo dimostro sul campo e non ho bisogno di dirgli a Max che ha fatto una cazzata. Bello. Però glielo dico. Quando è che è scattato invece il tuo rapporto con Max? Cioè quando è che c'è stato... Perché adesso avete un rapporto diverso, tu lo dici sempre. Un ottimo rapporto perché è diretto. E siamo andati a mangiarci una pizza un giorno. E gli ho detto, Max, ma cosa devo fare io il prossimo anno? Qual è il mio ruolo il prossimo anno? E lui mi ha detto, oh, guarda, io voglio che tu... fai un po' quello che ha fatto Mark Jennings a Siena, un po' mi ha detto che voglio che tratti la palla e voglio che giochi, comunque voglio che hai un ruolo importante. Ovviamente ci sono stati degli infortuni da parte di prima Diner, poi Caucainas, però comunque non erano tanto gli infortuni, sì, perché mi avrebbero fatto giocare di meno, però io mi sentivo in allenamento che stavo dimostrando comunque di reggere bene, di fare bene, appunto. Comunque anche magari i veterani del gruppo, come potevano essere Rimas, Shistov e Cincia, comunque loro credevano in noi, perché non la vincevano quelle partite in tre, quindi dovevano fidarsi in qualche modo. E da lì poi è nato il gruppo, appunto, da quella vittoria col Bamberg e quella a Varese sono nate poi dei bei momenti che hanno successo la stagione, appunto. È la tua stagione dove diventi un personaggio mainstream, diciamo, a Reggio ma non solo, e soprattutto diventi un personaggio merito anche della faccia cattiva probabilmente, però di sicuro diventi un riferimento per i ragazzi più giovani. Dovrei onestamente, cioè mi piacerebbe onestamente andare ogni tanto nelle scuole quando si può, perché so cosa sarebbe stato per me avere un mio idolo che viene a trovarmi magari a scuola e non la classica gita a scuola dove vai nell'aula con la grande, le classi, parli, fanno le domande. No, sai, la classica sorpresa magari. Seconda stagione, o terza, che dir si voglia, è la consacrazione definitiva. Ti voglio chiedere una cosa in particolare su quella stagione, cioè di descriverci il tuo rapporto con Caucainas. Non eravamo amici, non eravamo cose fuori dal campo da condividere, anche per... Comunque la differenza d'età era netta e quindi non era semplicissimo. Poi però sul campo mi trovavo bene con lui, appunto a giocare, perché vedevo una persona così determinata da spingere anche me ad essere così, così determinato, perché lascia stare il talento, lascia stare le sue uscite dai blocchi e tutto, ma il suo carattere a quell'età di fare quelle cose e tutto era quello che faceva la differenza per me. Non era come giocava o cosa faceva, perché comunque è stato un esempio. Poi non tutti quelli con cui uno lavora diventano migliori amici di quelli là, però per me
nonostante il rapporto magari non è che era male fuori dal campo, però non c'era, succede che a volte non scatta con certe persone, e quello comunque, cioè, il rapporto sul campo ci ha aiutato a legare di più anche fuori dal campo, appunto. Allora, visto che siamo al dolce, andiamo di presente. Ok. Mentre scegli ti chiedo, abbiamo parlato dei tuoi 3 anni a Reggio, ti ho, diciamo, imboccato io, adesso del 4 me lo devi dire tu. Quest'anno è andata un po' particolare perché ovviamente nella testa di tutti c'è... ogni anno il portare a casa qualcosa, il vincere qualcosa. Beh, però non è facile obiettivamente quest'anno, perché Milano ha costruito una squadra che è difficilmente battibile, bisogna essere onesti. Però noi, come abbiamo fatto ogni anno, cerchiamo di aumentare appunto gli appassionati a Reggio Emilia del nostro basket e di arrivare di nuovo lì, appunto, in finale, a cercare di mettere i bastoni tra le ruote di qualcuno, e ci proveremo di nuovo. Hai fatto 100 presenze, hai fatto un bellissimo post, però fammi fare il cattivello, cioè, nel senso, tutto molto bello, però non so, tipo domattina arriva il Bamberg, l'Olympiakos e ti fanno un roster per l'Eurolega, le 100 presenze... Però le 100 presenze sono belle, però l'Eurolega è un'altra cosa. Vero, ve lo dico così? Sì, vero perché comunque ho 23 anni e mi piace mettermi in gioco, però comunque 100 presenze sono... Ne parlavo con mio padre, 100 presenze non sono scontate, appunto, non sono scontate perché sono tante e non tanti giocatori riescono a farlo in una carriera intera. Io magari alla 105esima finisce, però sono comunque, devo dire, orgoglioso di me stesso perché è un piccolo traguardo, però potevano comunque essere anche solo una o 15 o quante erano, invece sono state 100. Reggio, che cos'è per te Reggio? Nel senso, tante interviste tue comunque hai elogiato la società per quello che ha fatto, per la linea guida che ha dettato, per la, diciamo, filosofia. Ti senti parte di una famiglia diversa un po' dalle altre, una famiglia cestistica? Sicuramente sì, perché facciamo un po', facciamo, la società fa delle cose diverse appunto da magari altre società, e comunque io ammiro molto il loro coraggio comunque di andare un po' contro tendenza, appunto, e di aver avuto un modello appunto basato sullo zoccolo duro degli italiani nelle passate stagioni. E sai, questo devo dire che comunque in parte ha fatto la differenza nella nostra squadra. E Reggio per me è una città stupenda, perché è un po' come una seconda casa. Mi ricordo tanto casa, perché tanti criticano sempre il posto da cui vengono, però alla fine ci vogliono tornare, sì. Hai ricevuto qualche attestato di stima o di proprio cose, regali, cose materiali, episodi da parte di fan che ti hanno, non so, che ti ricordi particolarmente, che ti sono rimasti impresse? Che... Allora, una tifosa mi ha regalato una volta una pallina di Natale con la mia faccia, i capelli, gli occhiali, gli orecchini, che era molto carino. L'hai messa nell'albero? Ce l'ho ancora, sì. E... però l'altro giorno, mentre parcheggiavo sotto casa, davanti al bar c'era un gruppo di signori, sui 60-70 anni, che hanno riconosciuto che ero io. E ho detto, ti apro io la porta. Ho detto, no, allora grazie. Però no, la gente è super, super, super gentile a Reggio. Una cosa interessante, quella
della tua personalità è quella che magari vedendoti sui giornali, nelle TV, nelle interviste, a volte appare anche un po' schivo, comunque un po' sulle tue. Poi invece in realtà mi raccontano di tanti episodi nella tua vita privata dove invece sei tutt'altro, è anche, non so, una maschera tua, un po' un modo per rimanere concentrato, focalizzato su quello che fai. Ma io diciamo che penso sia troppo facile un po' fare i gesti così un po' davanti a tutti, di qui e di là, non sono un grande fan appunto delle cose un po' programmate. Però no, cerco sempre di rendere magari a proprio agio chi magari quando sono solo mi ferma o così di qui e di là. Sono disposto a scambiare delle battute e comunque ho anche o della gente magari meno fortunata di me a cui sono molto legato, soprattutto a Reggio Emilia, ma non mi sembra il caso appunto di sparlare di qui e di là. Vizi che ti concedi ogni tanto? Cioè, non, ovviamente fai vita d'atleta, lo sappiamo, è inutile che... Però non so, una birretta, un vino ogni tanto, un cocktail quando puoi. Allora, gli anni precedenti sì. Quest'anno, da quando ho cominciato la preparazione, ho deciso di non bere proprio... Nulla di alcolico. Nulla di alcolico, neanche una birra, neanche... Ma proprio perché... Non perché prima fossi alcolizzato. Perché ho detto, oh, voglio provare a vedere... Anche magari... Le volte che andavo a cena fuori potevo bere un bicchiere di vino, però ho detto no, guarda, quest'anno proviamo così e vediamo quanto dura, adesso è già un po' che... Perché stai diventando vecchio, la realtà è questa. La realtà è che andiamo verso 24. Allora, visto che siamo alla fine, abbiamo finito il dolce, non voglio starti a fare le domande filosofiche sulla tua vita, eccetera, però facciamo così, nella tua testa... non so, tra 20 anni, quando avrai finito di giocare a basket, no? Magari saranno 30, perché magari giocherai fino a 50 anni. Però come, dove ti vedi sempre dentro questo mondo? Magari come ha fatto tuo padre invece andando in attività propria? Insomma, anche questo per capire un pochettino che visione hai un po' della tua vita, ecco. Allora, forse mi piacerebbe quando smetto col basket prendere un attimo una pausa dal mondo, anche perché spero di avere una famiglia un giorno e sono sicuro che se avrò un figlio maschio giocherà a basket, perché posso dire di no quanto vuoi, però alla fine... Magari anche femmina. Esatto. E... Però no, forse prenderei una pausa dal basket, però è davvero presto per dirlo. Concludiamo così, hai messo una foto sui social qualche tempo fa, dove se non sbaglio hai scritto qualcosa tipo for the love of the game, una roba simile. L'amore del gioco, questo amore viscerale per il basket, per tutto, guardare le partite anche quando non ti alleni, da andare in palestra come stamattina anche quando non dovresti, insomma, riesci a spiegarmi che cos'è, insomma, un pochettino il basket, come lo definiresti per te? Ma tipo sai quando sei malato e hai bisogno della medicina, tipo io il venerdì sera o il giovedì sera, stasera, e magari i miei compagni vanno a cena fuori e io non vado perché devo stare a casa e guardare l'Eurolega, non ce la faccio. Non lo so come mai, anche quando c'è la partita di domenica a mezzogiorno e noi abbiamo i pranzi di squadra in hotel, e noi dobbiamo avere l'iPad devo essere lì perché devo guardarlo, perché non lo so perché, è così. E io so tutti i risultati di tutto, quindi. Ma grazie, spero ti sia divertito. Grazie a te. E spero che la gente ti abbia conosciuto ancora di più rispetto a quanto già ti conosco. Sono convinto di sì.